È il giorno dopo qui allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore, sicuramente conta dei danni, ma è anche la ricerca di soluzioni per quanto riguarda la Nocerina. Per l'intera settimana la squadra si allenerà allo stadio Viscardi di Sarno, ma chiaramente c'è la necessità di avere una soluzione entro il 22 gennaio per la gara qui in casa proprio al San Francesco. E nel dubbio che possa essere ripristinata la funzionalità dello stadio, si stanno cercando già delle alternative come lo stadio di Angri o a Torre del Greco. C'è fango ovunque, sono in funzione gli idranti per fare in modo che il fango non si indurisca sul manto erboso. Chiaramente sarebbe un danno peggiore rispetto a quello che si calcola in questo momento e sarebbe anche difficile il ripristino del manto erboso. Impraticabili anche gli spogliatoi, c'è fango ovunque, c'è l'ordinanza di divieto di accesso per l'intera area. Tra poco ci hanno raccontato arriverà anche l'idropulitrice per il ripristino della pista intorno all'intero manto erboso qui al San Francesco. Chiaramente c'è bisogno di fare presto, lo dicono tutti, perché l'intervento tempestivo in questo momento riduce chiaramente il danno e rende chiaramente praticabile nel più breve tempo possibile lo stadio.